Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi, grazie per il vostro suggerimento, era da un po' che volevo farlo, disegnerò Harry Potter. Intanto, grazie a tutti quelli che si sono iscritti in questi giorni. Se vi piacciono i miei contenuti e non siete ancora iscritti, ricordatevi di iscrivervi per essere sempre aggiornati sui prossimi video. Ricordatevi anche di suggerirmi qua sotto nei commenti quello che vorreste che disegnassi nei prossimi video, in modo tale che lo metta per primo in scaletta. Ecco, disegni ce ne sono da fare, perciò se mi dite quello che preferite comincerò da quelli. Allora, intanto prendiamo una pagina pulita del nostro quaderno e cominciamo a disegnare. Allora, il nostro Harry Potter sarà un bambino, come voi sapete, perciò cominceremo con una bella sfera per andare a definire la testa. Adesso, per dire da che parte è girato il volto, troviamo una linea centrale. Io lo farò un po' girato verso sinistra. A volte disegnare il viso un po' girato vi aiuta a caratterizzarlo un po' meglio, ecco, perché diamo un po' più di forma al viso. Definiamo dove avremo gli occhi e così abbiamo la base della nostra testa. Adesso cominciamo a disegnare un nasino appena sotto la linea e poi facciamo i due occhi. Allora, come sapete e come si vede anche bene, da una parte all'altra della sfera abbiamo spazi di diverse dimensioni. Da questa parte che è più piccolo, tutto quello che disegneremo sarà un po' più piccolo. Perciò disegniamo un occhio, per esempio, lo farà un po' schiacciato, un po' ovale, e invece l'altro occhio lo farà tondo. In questo modo qua. Allora, andiamo a disegnare la fronte. La fronte, che è molto importante perché lì andremo a mettere la nostra cicatrice a forma di saetta. Disegniamo le sopracciglia. E poi disegniamo il viso. Allora qua la fronte arriverà al lato dell'occhio e un pochino più in basso partiremo per fare una guancia. La guancia del nostro Harry Potter. Porteremo tutto dall'altro lato. Faremo un bel orecchio. E anche da questa parte, anche qua, un po' più piccolo. E direi che ci siamo. Poi avremo, vabbè, i capelli un po' spettinati di Harry Potter, facciamo un ciuffo anche un po' davanti all'occhio. E anche dall'altra parte. Qui abbiamo i nostri capelli, forse possiamo farli ancora un po' più alti, un po' più gonfi. Ecco, direi che ci siamo. Adesso disegniamo da questa parte dell'occhio, facciamo una C tipo rovescia. Facciamo uscire le due linee sopra e sotto e facciamo l'altra linea dall'altro lato, in questo modo qua. Quindi se escono queste due linee andrà benissimo. Dall'altra parte invece ripassiamo solo la parte alta dell'occhio. Se facciamo l'iride che guardi noi. E facciamo un bel sorriso. E direi che ci siamo. Ci mancano solo gli occhiali. Gli occhiali passeranno sopra il naso e faranno un bel cerchio. Begli occhiali tondi. Adesso mi sembra che il viso è un po' troppo cicciottello, perciò lo voglio dimagrire un po'. Perciò
facciamo un mento un po' più meno arrotondato, così. Bene. Che tutto il suo cibo se lo mangiava il cugino. Poi aggiungiamo il collo. Aggiungiamo una sciarpa di quelle di Grifondoro a righe. Facciamo le spalle. Allora, così. Qua avremo il suo maglione grigio a righe, qua avremo lo stemma di Grifondoro e direi che ci siamo. Adesso non ci resta che ripassarlo e colorarlo. E ricordatevi che se avete delle domande potete farmele giù nei commenti, perciò se ci sono delle cose che vorreste vedere meglio e che magari io passo un po' in fretta, ecco, se me lo chiedete farò più attenzione nei prossimi video a farle notare un po' meglio. E ripasso il disegno e poi lo coloro. Se non l'avete ancora fatto e siete ancora qua che mi ascoltate, iscrivetevi al canale, è un'operazione semplice, e mettete mi piace a questo video. Buona giornata! Thank you.
Thank you.